Allora, siamo il dottor Mario Capasso. So che questa associazione ha finanziamento al CEI. Sì, diciamo che la fondazione già sono parecchi anni che ci finanzia. Grazie a questi finanziamenti siamo riusciti già ad ottenere ottimi risultati per quanto riguarda la cura del neuroblastoma. Infatti adesso noi riusciamo a guarire circa il 60-70% dei bambini, però rimane ancora quel 30% dei bambini con un neuroblastoma ad alto rischio che purtroppo non supera la malattia. E noi con questi soldi stiamo adesso cercando di identificare quelle mutazioni del DNA che ci permettono poi di sviluppare delle terapie ad hoc per quei bambini che poi hanno queste mutazioni. E credo che in breve tempo riusciremo poi a fare proprio uno studio clinico di nuovi farmaci per testare se poi questi elementi funzionano sui bambini. Le case farmaceutiche sono interessate a queste ricerche? Guardi, se noi utilizziamo dei farmaci che vengono utilizzati anche per altre malattie, quello che stiamo facendo per altri tumori anche dell'adulto, è più facile ottenere farmaci e permessi. Logicamente per nuove molecole rimane sempre un po' più difficile sia la ricerca di questi farmaci, anche per lo sviluppo di questi farmaci. Ci vuole anche molto più tempo per arrivare a una molecola adatta per i bambini. Secondo torneo di Burraco, sicuramente Teresa De Rosa ci ha dato anima, come sempre. Sì, questa è la seconda edizione del torneo di Burraco, organizzata a seguito di molte, devo dire, molte richieste che abbiamo avuto. È organizzato in collaborazione comunque con la Proloco di Villaricca e con la Scuola di Danza e Emozioni in Punta di Piedi e il Vanilla Party, una bellissima sala per feste che ha messo a disposizione questa location e ci ha gentilmente ospitato. E siamo qui per, diciamo così, per divertirci, però allo stesso tempo per fare anche qualcosa per gli altri. Siamo in conclusione un po' dell'anno, che sono state le feste, noi ci siamo lasciati a Villaricca. Tu raccogli sempre fondi, ossia ormai possiamo dire che il neuroblastoma e l'associazione è entrata nel cuore e nell'anima. Sì. Sì, assolutamente, perché la ricerca è fondamentale per trovare la cura per questa malattia e si sono fatti diversi progressi negli ultimi anni, però è ancora poco, sono ancora diciamo così, non soddisfacenti i risultati che sono stati raggiunti, soprattutto per una mamma. Una mamma che ha avuto questo problema, che cosa deve fare? Una mamma che ha avuto questo problema deve sicuramente affidarsi ad un centro buono in Italia. Oggi diciamo che i protocolli sono internazionali, quindi curarsi in qualunque città d'Italia è la stessa cosa, però comunque ci sono dei centri in Italia che sono un po' più esperti rispetto a questa patologia e quindi io, almeno questa è la mia esperienza, mi sono affidata al centro che ritenevo migliore, che potesse seguire mio figlio. Di quale parliamo? Parliamo dell'Istituto Gaslini di Genova, che segue, diciamo così, il neuroblastoma da 20 anni e appunto da 22 anni è nata questa associazione per volere di alcune mamme e per volere dei medici del Gaslini, appunto disperati perché non riuscivano a salvare neanche un bambino e quindi hanno deciso di mettersi insieme e hanno creato questa associazione che da 22 anni raccoglie fondi da destinare a progetti di ricerca in tutta Italia, non solo a Genova. Infatti vengono finanziati progetti di ricerca del CHANGE di Napoli, anche del Bambin Gesù di Roma, dell'ospedale di Milano, di Padova, quindi ovunque c'è qualche progetto buono e promettente la fondazione è pronta, diciamo così, a dare il suo contributo. Armando De Rosa, Proloco di Villaricca, come sempre vicino al neuroblastoma. È in effetti vicino a questi momenti che sono poi momenti di insieme per creare comunità. In questo caso, insomma, il risultato è doppio, anche perché siamo a sostenere quella che è
una causa giusta, una buona causa, quella per la lotta al neuroblastoma, per sconfiggere questa malattia che colpisce i giovani. Il burraco è diventato un mezzo per arrivare a questo fine, ma vedo delle signore veramente prese stasera. È in effetti diventato una mania, diciamo che qui a Villaric sono stato anche un poco la causa, nel senso che una ventina di anni fa con un amico di infanzia iniziammo un corso di burraco. Lui giocava a burraco, era quasi sconosciuto questa partita a carte che vede in effetti giocare le coppie, e quindi anche un modo per stare insieme e per socializzare, e quindi in questo modo insomma i vari gruppi si riuniscono e fanno la folla che hanno fatto, quindi si impara a conoscere, anche perché questi territori poi sono diventati un tutt'uno. Siamo a Napoli Nord, siamo a Villaricca, a ridosso di Mugnano e di Giuliano. Oltre alla Proloco di Villaricca, so che lei ha partecipato a quell'organizzazione, questo secondo torneo di burraco. Dunque, emozioni in punta di piedi, che rappresento io stasera, è particolarmente sensibile a temi solidali e in primis a quelli che riguardano la ricerca, perché la ricerca è veramente il futuro, soprattutto quando si tratta di malattie oncologiche pediatriche. E nel momento in cui ci è stato proposto questa partecipazione, chiaramente siamo stati immediatamente entusiasti di aiutare Teresa ed Anna Maria, e abbiamo incontrato chiaramente cuori buonissimi come quelli di Paola Pianese del Vanilla Party, che ha ospitato. A proposito, so che è qua, venga, venga. Buonasera. Buonasera. Lei ha dato subito, si è messa a disposizione questa sala. Sì, certo, questo è il secondo anno in cui partecipiamo, comunque abbiamo sposato questa causa, e il Vanilla Party cerca di aiutare con la nostra struttura, ospitiamo tornei e manifestazioni per aiutare i bambini e la ricerca sul cancro. La sua associazione di che si interessa oltre a questo momento particolare? Emozioni in punta di piedi è un'associazione sportivo-dilettantistica, e ci occupiamo di corsi di avviamento professionale alla danza classica e moderna. Abbiamo il sostegno di numerosi docenti che, abilitati all'insegnamento, ci aiutano a perseguire l'obiettivo di avvicinare giovani amatori allo studio della danza e di scovare qualche talento che abbiamo avuto il piacere di accompagnare sui veri palcoscenici del mondo della danza.